Nico? Oh. Ascolta, ma tu che leggi la Gazzetta? Sì. Ma chi è che chi ha vinto a Fidenza le elezioni? Chi vuoi che abbia vinto? Ma Sari, non siamo neanche andati al ballottaggio. Andiamo al mare, si dice giù. Ma Sari, oltre a fare le cose, vince anche le elezioni. Nico, ascolta. Perché non c'è gli ok da sole oggi? Figa pieva! Nico, ascolta, ce l'ho io la ricetta fra 5 anni per battere Massari. Ascoltami, eh. Allora, prima cosa vado a abitare a Salso, eh? Già quello. Seconda cosa, non faccio pagare gli asili nido, la Tasi, la Tari e l'Imu a Fidenza, non la paga più nessuno. Tutto gratis. Tutto gratis. Terza cosa, lo attacco personalmente. Cattivo. E poi, questa qua spacca, guarda che questa qua vi fa vincere. Se organizza un dibattito pubblico, sì, non bisogna andarci. Perché lo organizzano i sindacati. Ecco. Sono tutti d'accordo. Ecco. Trappola. Capì? Nico, l'ultima cosa, poi guarda, chiudiamo tutto. Qua, è venuto una persona. Sì, qui, era proprio qua, c'era un la mese piazza fa. Piena, mi ricordo, bellissimo. C'era una piazza, piena, insomma. Mezza piena. Va bene. Sì. Comunque, lui aveva ragione. Sì. Perché sai cosa ha detto? Io c'ero, sì. Cosa ha detto? Ha detto ai fidentini: ci vedremo fra 20 giorni perché Fidenza vincerà un sindaco giovane, bello e bravo! E che fa le cose alla dita! Evviva!